A Subiano, sabato 27 febbraio alle ore 17.30, nella sala consiliare, un'iniziativa del Comune di Subiano insieme a 102 con un format televisivo sul filo della memoria per scoprire il libro di Giulio Teoni, Gioie, dolori, entusiasmi, delusioni e consolazioni, ma anche il Travigante. Il Travigante che da Bacologico, Gentile e Teoni si trasformerà nel prossimo domani a residenza per anziani con Agorà d'Italia. Una storia di ieri che diventa comunque una storia di domani, sempre per la propria gente. Interverranno Vittorio Vannini di Castel Focognano, Società per la Storia, che ha promosso il libro di Giulio Teoni, recuperandolo dai diari di Pieve Santo Stefano, Claudio Andreini della Società Edile Aretina e Agorà Italia. Gli appunti storici saranno di Luciano Maestrini e Lia Rubicchi. Tante le immagini di ieri e di oggi che si potranno vedere, ma anche i progetti del domani legati a questa nuova realtà che vede protagonista il Travigante, bellissimo e imponente complesso immobiliare dell'Ottocento, posto tra la strada regionale 71 e il fiume Arno.